Eh sì, alla fine ho deciso di acquistare questo orologino della notissima marca svizzera Yolaco. A parte gli scherzi, questo orologino ovviamente cinese, da 4 soldi, molto molto scarso a livello di qualità e di caratteristiche, ha comunque un costo decisamente inappropriato. Nel senso che pagare 1 euro quando è in promozione, 2 euro, 2,50 euro a prezzo pieno, spedizione inclusa, un orologio, praticamente quanto costa un caffè al bar. Beh, io lo trovo semplicemente osceno. Indipendentemente dalla scarsa qualità del prodotto, ha comunque del materiale, qualcuno che lo ha dovuto fare, qualcuno che lo ha dovuto impacchettare e spedire. È un orologio ovviamente al quarzo, lo vediamo dalle immagini, è un orologio molto leggero con questo cinturino che effettivamente però dal vivo è molto bello, anche se poi è una semplice lamiera richiusa su se stessa, quindi non è ovviamente pieno. Ha comunque un vetro molto leggerino, un vetro minerale molto leggerino, ma comunque con la lente ciclopide che zooma bene l'orario e il movimento anche delle lancette, se vedete bene le immagini, è molto preciso e schietto. A volte ci sono degli orologi, non voglio fare marche perché non vorrei poi incorrere in problemi, ma spacciati come Made in Italy e con costi da centinaia di euro, dove la lancetta si muove in una maniera oscena, dove a volte vai in avanti facendo anche un piccolo passo indietro. E io sinceramente mi vengono i brividi quando vedo orologi del genere venduti anche a 300-400 euro. È un orologio che non vuole di certo passare come un design innovativo, no? Tutti sappiamo a chi si sta ispirando. È comunque bello, fatto bene, nel senso che è una cifra patetica. Andiamo a un bar, compriamo un caffè e non ci piace, spendiamo di più. L'ho portato un'intera mattinata sul lavoro, ho sudato veramente tanto e lui non mi ha macchiato il polso, cosa che a volte mi è successa con orologi che costavano dei bei soldini. L'unica cosa è ovviamente la cassa non è d'acciaio, il cinturino invece sì, è in acciaio inox, la cassa assolutamente no, è cromata e infatti ieri quando ho fatto le riprese con i braccialetti, se vedete mi ha scrostato leggermente la cromatura, segno di una qualità bassissima. Comunque il fondello sembra essere in acciaio perché infatti non mi ha macchiato il polso e non mi ha dato noia, non mi ha dato fastidio neanche a livello di nickel o cose varie, quindi non mi ha infiammato, non mi ha dato nessun fastidio e ripeto, per un orologio del genere ci può stare. La luminescenza è bassissima, se lo mettiamo un po' in penombra non si vede quasi niente, è un orologio molto leggero, è un orologino che per andare a lavorare e se si rompe in cantiere, beh, lo si ricompra. Fatemi sapere la vostra, lascio il link magari a qualche orologio valido, in descrizione come sempre. Ciao, al prossimo video!